Ci troviamo a Fano, al Sentiero dell'Anima, con noi c'è il presidente dell'associazione, Chiara Lodovici. E senti, l'associazione che tu hai fondato, per quale motivo, cosa fate? Sì, allora, l'associazione è giovane perché comunque è nata a fine settembre 2012. L'intento è proprio quello di portare benessere alle persone, quindi attraverso diversi tipi di strumenti e tecniche miranti a un benessere psicofisico, in qualche modo ci si approccia all'altro con questo tipo appunto di modalità, di strumenti diversi che vanno un po' oltre, no, la convenzionalità. E io nel mio piccolo, insomma, sono psicologa e counselor olistico, quindi oltre a fare delle sedute individuali faccio ugualmente dei corsi di crescita personale come altre mie colleghe. È una, diciamo, c'è un mix di attività all'interno di questa associazione, e speriamo che con la nostra energia e il nostro desiderio di aiutare il prossimo e il nostro amore verso il prossimo possa questa associazione essere una piccola luce per un cambiamento. Un punto di riferimento anche. Esatto, un punto di riferimento esatto, e un inizio di trasformazione delle coscienze, speriamo. E l'idea del convegno, benessere in armonia, la data, un po'? Come no? Allora, il convegno appunto si chiama Benessere in Armonia, sarà il 14 aprile a Villa Cattani Stewart. A Pesaro? A Pesaro, esatto, rimane in zona Trebbiantico, però è Pesaro, e anche questo convegno nasce proprio dal desiderio mio, che ho poi coinvolto altre mie colleghe, di chiaramente appunto presentare il Sentiero dell'Anima, quindi che cosa facciamo, presentare anche chi ci lavora dentro e essere appunto l'occasione per conoscere questi strumenti alternativi, queste attività che lavorano sul benessere in modo diverso. Ecco. E il convegno come si divide? Al mattino parlate, vi presentate, poi dite quello che fate voi, e al pomeriggio dei laboratori. Esattamente, al mattino ci sarà la parte, chiamiamola così, teorica, dove ci siamo sei professioniste, e dove ognuna di noi parla, si presenta e spiega quello che comunque è la sua attività, quelle che sono le sue peculiarità, quindi quello che comunque fa quotidianamente. Nel pomeriggio ci sono dei laboratori esperienziali che servono proprio per assaggiare quello che è stato detto la mattina dalle professioniste. Anzi, non so se posso permettermi di dire i nomi delle mie colleghe. Certo. Così, insomma, in qualche modo può essere di aiuto anche per chi ci sta seguendo. Magari anche la specializzazione di ognuno. Come no, volentieri. Allora, oltre a me ci sono Silvia Orciari, che è una cantante e ricercatrice vocale. E poi abbiamo Natascia Pierini, che è naturopata, è esperta in riflessologia plantare, craniosacrale, tecnica metamorfica. Abbiamo poi Elena De Marchi, che è psicologa e psicoterapeuta gestaltica. Ci sarà poi Stella Primari, che è pedagogista clinico e esperto in disegno enirico e psicodramma olistico. E in ultimo abbiamo Silvia Abati, che invece è ugualmente naturopata ed esperta in massaggi olistici. Quindi, insomma, siamo un bel team. Un bel gruppetto, ben affiatato, e poi vero. Esatto, siamo un bel gruppettino. E il tuo laboratorio, alla scoperta di sé, ci dici qualcosina? Sì, allora, la scoperta di sé è il titolo, diciamo, della parte iniziale del convegno. Invece la parte esperienziale si chiama La via della consapevolezza, e in questo laboratorio, in questa parte, farò attraverso tecniche che possono essere di meditazione, di rilassamento, attraverso l'uso del corpo, l'uso delle arti terapie, e farò in qualche modo entrare la persona appunto in contatto con se stesso, in contatto anche con l'altro, e ci saranno anche dei lavori proprio di gruppo. Quindi diciamo che il mio laboratorio, come il laboratorio delle mie colleghe, alla base ha sempre un desiderio di voler lavorare sul sentire, cioè comunque permettere alla persona di lavorare sul proprio sentire, questo permettergli di entrare in una consapevolezza, in una maggiore conoscenza di sé. Quindi ognuno di noi attuerà delle tecniche diverse, e questo, insomma, in sintesi un po' quello che succederà quel giorno. Io mi auguro di vedere più persone possibile, perché può essere veramente un'occasione per conoscere quello che
e questa piccola creatura che è nata, e speriamo insomma che vi piaccia in qualche modo, ecco, perché... Bene, quindi conoscersi dentro per conoscere meglio se stessi. E ci ricordi la data? Come no, 14 aprile presso l'hotel Villa Cattani Stewart di Trebbiantico Pesaro. Altra cosa che giustamente non ho precisato è che il convegno costa 20 euro, quindi è veramente pochissimo, perché all'interno di questo convegno ci sono non solo i lavori mio e delle mie colleghe, ma ci saranno anche il pranzo, vari intervalli di coffee break, insomma, quindi è un costo abbastanza accessibile. Abbiamo soldi spesi bene, dai. Speriamo, abbiamo cercato di rendere, di creare, insomma, comunque di fare un costo accessibile a tutti per permettere proprio la partecipazione. Per chi volesse partecipare al convegno, ci dai i contatti? Come no, giustamente. Allora, per chi ci volesse scrivere, potete scrivere a benesserinarmonia@hotmail.it oppure telefonare al mio numero, che è 345 73 11 773. Bene, grazie mille. Grazie a voi.